Dal 1851 con la Great Exhibition di Londra fino al 2015 con l'Expo di Milano. In questa porzione di storia si incardina la partecipazione del Vaticano alle esposizioni universali senza interruzioni. Una vicenda ricca e articolata, approfondita nel volume Attraversare la storia, mostrare il presente, il Vaticano e le esposizioni universali di Nicole Forti, Federica Gut, Rosalia Pagliarani, recentemente presentato ai Musei Vaticani. La presenza della Santa Sede a esposizioni universali fin dal 1851 rappresenta un'attenzione verso queste esposizioni in termini proprio di divulgazione di conoscenza e di attenzione alla comunicazione, e quindi è veramente un aspetto importante. Questo libro fa per la prima volta il punto su questo aspetto particolarissimo, che non era così conosciuto, non era così chiarificato, nonostante le tante informazioni storiche che erano state date, ma non era mai stato codificato in un volume specifico, e quindi è veramente un orgoglio della direzione dei Musei Vaticani di poter presentare un volume del genere. Le storie sono appunto molte, si passa da un periodo di vera e propria conoscenza di stati, nazioni, culture, civiltà, è il momento in cui nasce l'identità nazionale, il concetto di identità nazionale, a situazioni di politica internazionale, fino a un cambiamento che doveva seguire anche le stravolgimenti della società, del vivere comune, del concetto di progresso. Sono cambiamenti che la Chiesa si prende a carico di seguire, di ascoltare e in qualche modo di dialogare. Il ruolo della famiglia all'interno delle civiltà occidentali e quelle che sono così lontane dall'Occidente cambia radicalmente. In queste situazioni, ad esempio, si prendono delle posizioni molto nette. Fino alle esposizioni più recenti, compresa quella di Milano del 2015, che sono invece più attente al destino e al futuro del nostro pianeta. L'acqua, il cibo, la sostenibilità delle energie stanno diventando i nuovi fulcri di interesse del nostro tempo presente. Frutto di un lavoro di oltre 3 anni condotto in archivi di diversi paesi e corredato da un ricco apparato iconografico, il volume tra l'altro permette di vedere come tale significativa presenza si sia rinnovata attraverso i mutati contesti storici, impiegando in alcuni casi grandi risorse. La prima esposizione, Londra 1851, un'esposizione che in 3 mesi di apertura supera i 6 milioni di visitatori, e siamo nell'Ottocento in Inghilterra. Quella di Parigi del 1931, siamo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, il Vaticano è presente con un padiglione della Santa Sede vicino ai 2 grandi padiglioni della Germania e della Russia che si confronteranno di lì a pochissimo. Probabilmente quella di New York del 1964, forse la più famosa per il grande pubblico, lì sarà presente per la prima e unica volta la Pietà di Michelangelo che giunge a New York trionfalmente dalla Basilica di San Pietro, un gesto che prima Giovanni XXIII e poi Paolo VI ratificarono in un clima ancora di guerra fredda per aiutare una soluzione di pace piuttosto che ratificando un clima di pace che ancora non si era rinsaldato.